Buongiorno a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali, benvenuti nel mio canale. Ragazzi, Maldini ha rilasciato un'intervista dicendo che la società deve far capire cosa vuole fare con il Milan, e soprattutto ha detto che il fatto che non sono stati ancora chiamati e si sono ancora seduti al tavolo per il rinnovo non va bene. Ricordiamo intanto che il contratto di Massara e Maldini scadono il 30 giugno. Partiamo da questo, manca un mese. Punto 2, il Milan è una società che è in trattativa con Red Bull per una vendita. Punto molto importante, perché secondo me manca un mese alla scadenza del contratto. In più, oltre a mancare questo mese, il Milan può passare nelle mani di Red Bull, quindi secondo me se passa nelle mani di Red Bull è Red Bull che si siederà al tavolo con Massara e Maldini, non è più Elliott, e questo è da dire, perché questo è un punto molto molto importante che va comunque sottolineato, ragazzi. E un altro punto molto importante che va sottolineato è un'altra cosa che io aspetto di vedere: chi comprerà il Milan, come andrà la situazione, e poi starò lì a giudicare. Leggo dei titoli, sento dei video di youtuber, shock, Maldini shock. Shock di niente, perché ancora non si sa niente bene. E quindi quando sapremo tutto bene, se il Milan verrà venduto, come verrà venduto, cosa vorrà fare la nuova proprietà, allora a quel punto possiamo parlare. Ma ora non possiamo assolutamente parlare. Quindi fare sempre poi vittimismo, Maldini ha detto così, non va bene. Certo, Maldini giustamente vuole anche dare il segnale a Elliott, magari anche per capire, no? Poi sarà Elliott magari che risponderà a Maldini, dicendo: guarda, sono in trattativa, la squadra la sto vendendo, giustamente ti siederai al tavolo con la nuova proprietà, perché io non sarò più proprietario. Quindi secondo me, come sempre, andiamo contro a situazioni dove si fa subito troppo rumore, subito allarmismo. Il campionato è finito neanche da una settimana, ragazzi. Cosa diceva la Gazzetta dello Sport un mese fa, un mese e mezzo fa, fino a prima della partita col Sassuolo? Diceva: dopo il campionato si siederanno al tavolo per la trattativa di vendita. E allora, ragazzi, il campionato è finito domenica. Oggi è venerdì, non è passata neanche una settimana e siamo già lì a dire shock, non shock, dare giudizi, dare sentenze. Ripeto, io aspetto con i fatti, è come quando si parla di calciomercato. Non è che se parlo di un giocatore è già mio o è già venduto. Finché non c'è una trattativa che noi sappiamo, non vedi il giocatore con la maglia, non si può dire. Quindi Maldini può aver dato un segnale a Elliott di dire: oh, facci capire, perché qua fra un mese scade il contratto. Secondo me Maldini è quello che voleva portare come messaggio, perché sennò così non va bene, e ha ragione, perché ripeto, il 30 giugno scade il contratto, e questo è da dire. Quindi non sono due dirigenti senza contratto o con contratto scaduto, e allora sarebbe un altro discorso. Quindi ragazzi, stiamo tranquilli, calma, staremo a vedere. Godetevi sto scudetto, non andate dietro a sti giornali, che possono anche aver ragione, per carità, ma io Maldini l'ho sentito con le mie orecchie. Io Maldini l'ho letto su quello che l'ha scritto un giornalista. Può essere tutto vero, una parte può essere stata pompata per fare sempre vendere giornali. Quindi dobbiamo mettere tutto sul tavolo. Quando sentirò Maldini con la sua bocca, come ho sentito a Sassuolo, dicendo anche lui stesso e del suo futuro, ha detto: adesso pensiamo a festeggiare e poi vediamo la società cosa farà, se vende o no. Quindi, capito? E secondo me io mi affido più a quelle parole che ha detto domenica. Maldini è uno che parla poco, e quando parla parla bene. Quindi Maldini è un grande. Io quindi non sono qui a giudicare nessuno, perché ripeto, questa è un'intervista che, come tutti i giornali, qualche parola l'aggiungono sempre, ed è così, raga, lo sapete meglio di me come funziona il calcio. Non ve lo devo spiegare io il pallone. Ragazzi, state sereni, godetevi questo scudetto,
state calmi, non ammuccate tutto parola per parola, prendete la notizia come giusto che sia e poi staremo a vedere. E non diamo sentenze, non diamo giudizi, è già dire cose che ancora non sappiamo bene neanche noi, e noi siamo gli ultimi a saperlo, quindi non c'è nessuna ufficialità, non c'è niente di niente, tutto fermo. Ripeto, stanno ancora festeggiando lo scudetto, quindi state calmi e tranquilli. Ragazzi, ci vediamo più tardi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, clic e clic e clic, Instagram clic e clic e clic, Facebook Milano e Basta clic e clic e clic. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio da Jerry e ci vediamo più tardi. Sempre forza, vecchio cuore, rosso nero.